Per il Portico della Pace e le associazioni di cui fanno parte, quest'anno doveva essere il 5° anniversario delle manifestazioni per un altro 2 giugno, la festa dell'Italia che ripudia la guerra. E come sempre, doveva essere un momento per dare voce a chi fa della non violenza e della difesa dei diritti, in particolare dei più deboli, la sua stella polare. Non potendo fare la manifestazione per i noti motivi legati alle misure di ordine sanitario per prevenire ed arginare l'espansione del coronavirus, abbiamo pensato, oltre al comunicato stampa che racchiude le ragioni di questo nostro impegno, un video che ripercorre il cammino di questi anni e anche di sentire Alex Zanottelli, missionario che ha incarnato costantemente questi valori. A lui abbiamo chiesto il perché la festa della Repubblica viene vissuta come manifestazioni delle forze armate e invece come festeggiarle in modo appropriato, ricordando la Costituzione, in particolare l'articolo 11, e quanto ci dice spesso Papa Francesco. Non è questo il momento in cui continuare a fabbricare e trafficare armi. Abbiamo poi chiesto un suo parere come questo momento ci ha cambiati e se può essere un momento di riflessione sul nostro modo di vivere. Doveva esserci una tragedia come quella del coronavirus per finalmente disdire la parata militare il 2 giugno nella festa della Repubblica. Ma abbiamo per anni continuato a domandarci: ma cosa ci stanno a fare i militari con la festa della Repubblica? La festa della Repubblica è la festa della nostra Costituzione, prima di tutto. È una Costituzione straordinaria, di cui cito solo l'articolo 11, che dice che l'Italia ripudia la guerra, l'unica volta che usa questa parola nella propria Costituzione. E voi giustamente mi citate la frase, quello che ha detto Papa Francesco, che ha affermato: non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare armi. È davvero incredibile che questo paese continui a fabbricare armi. Siamo al 9° posto al mondo e esportiamo armi a tutti. Adesso abbiamo esportato per oltre 700 milioni di euro armi in Egitto, e l'Egitto le sta usando contro quello che dovrebbe essere il governo che noi appoggiamo, il Sarraj, in Libia. Ma siamo impazziti, c'è qualcosa che non va da qualche parte. Siamo impazziti perché davvero l'anno scorso abbiamo speso in armi in questo paese 27 miliardi di dollari, pari a 70 milioni di euro al giorno che spendiamo in armi in questo paese. Mentre abbiamo visto il disastro che abbiamo avuto, una delle ragioni per così tante morti in Italia, soprattutto in Lombardia, è stata che praticamente abbiamo depotenziato la sanità pubblica, l'abbiamo privatizzata. Infatti in questi anni in Italia abbiamo tolto 37 miliardi di euro alla sanità pubblica. Ma davvero siamo impazziti. Vorrei ricordare a tutti, a proposito di armi, quello che ha detto Papa Francesco: non solo non fabbricare, sarebbe ora di smettere di fabbricare e trafficare armi, ma anche che il possesso di armi atomiche, il possesso di armi atomiche è criminale, è peccato. Eppure noi, il nostro governo, a nome nostro, ha accettato che l'anno prossimo arriveranno in Italia un centinaio di bombe atomiche, le nuove bombe atomiche, le B-6112, che rimpiazzeranno le vecchie bombe atomiche che abbiamo a Ghedi e ad Aviano. E c'è qualcosa che non quadra da qualche parte. In più il nostro governo ha approvato perfino l'arrivo dei missili atomici. Ma la festa della Repubblica, mi auguro almeno che quest'anno
serva a riflettere prima di tutto, ma perché mai siamo incappati in questa tragedia del Covid-19? Ricordiamoci che ormai anche gli scienziati ci dicono che non è qualcosa così che è capitato per caso, è la ribellione della natura. Noi stiamo pesando talmente tanto sull'ecosistema, con questo nostro sistema, che la natura si ribella e ci ha mandato questo piccolissimo virus che ci ha messo in ginocchio. Riflettiamo davvero su questo, mi sembra fondamentale in questa davvero giornata della festa della Repubblica riflettere su questo. Dobbiamo incominciare a capire che noi italiani, per esempio, facciamo parte di quel 10% della popolazione mondiale che consuma da solo il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Già questo dovrebbe dirci l'assurdità del nostro stile di vita. È chiaro che questo crea poi il disastro ecologico, da cui vengono poi tutto quello che sta avvenendo. E dopo il coronavirus, voi mi chiedete se vedo una spinta a un cambiamento in questo paese. Personalmente non vedo una spinta. Una spinta vorrebbe dire che noi, la gente comune, comincia a capire che noi dobbiamo vivere in maniera più sobria, più essenziale. Questo mi sembra che ancora non passa. E voi mi chiedete allora cos'è che possiamo fare noi nel quotidiano? Io direi prima di tutto che dobbiamo noi, ognuno di noi, vivere in maniera più semplice, più sobria. Secondo, dovremmo coscientizzare la gente, aiutare la gente a capire che c'è qualcosa che non va, per permettere che cosa? Per permettere davvero un movimento popolare, quello che chiede Papa Francesco, un grande movimento. Solo questo, se nascerà in Italia e in tutto il mondo e peserà sui governi, potrà permetterci davvero dei cambiamenti anche molto veloci che dobbiamo fare per forza e soprattutto una preghiera e concludo. Attenzione a una cosa in cui ci siamo caduti durante il coronavirus ancora di più, attenzione ai social. Praticamente i social, tutto questo mondo è in mano a alcuni miliardari, chiamateli per nome, anche Bezos, Bill Gates, Zuckerberg. Se noi entriamo in questo sistema, è finita, saranno loro che ci modelleranno come vogliono loro, saranno i ricchi paperoni che ci modelleranno a loro immagine. Non dobbiamo stare attentissimi davvero a come sono un aiuto grande i social. Ma attenti a come li utilizziamo. Mi auguro davvero che questa festa serva a voi, serve a tutti noi per riflettere e impegnarci a cambiare le cose.